Dove prima c'era un disordinato parcheggio, oggi c'è un gradevole giardino con aree di sosta colorate, percorsi di passeggio facilitati, aiuole di erbe aromatiche che favoriscono esperienze dei sensi e della memoria a beneficio degli anziani, e poi un portico riparato con ampie vetrate. Inaugurato alla Casa di Riposo Città di Tirano, il giardino Incontro fra Generazioni, progetto voluto dal Consiglio d'amministrazione della RSA, che si è avvalso del prezioso contributo di Fondazione Cariplo e del sostegno del Comune. Questo giardino è un importante luogo di incontro sia per i nostri anziani, ma è aperto anche alla comunità. Infatti, il nostro intento è stato quello di fare un giardino delle generazioni dove possono accedere anche le scolaresche. Come può vedere qua, ci sono questi orti dove i ragazzi, insieme alle loro insegnanti e ai nostri anziani, hanno piantato queste piantine, per cui speriamo presto di raccogliere i frutti. Un ringraziamento particolare dobbiamo farlo alla Fondazione Cariplo, nella persona del dottor Marco Dell'Acqua, che ha sposato in pieno il nostro progetto del giardino Incontro tra le generazioni e ha permesso la realizzazione di tutto questo. Sicuramente è molto importante per quello che rappresenta qui in questo quartiere, diciamo, quindi l'incontro tra scuole, associazioni e casa di riposo Città di Tirano, ma credo anche importante in un senso molto più allargato, perché è la struttura che ospita non solo persone anziane di Tirano, ha da oggi un'opera molto importante che è stata creata proprio su sinergie e collaborazioni tra pubblico e privato. Importante il coinvolgimento nel progetto dell'Istituto Comprensivo di Tirano, la cui scuola primaria Credaro è attigua alla casa di riposo. All'inventiva di un suo alunno, Jonathan Bianchi, si deve la realizzazione del logo. C'era uno spazio da riempire, ha detto il progettista, architetto Giuseppe Sgrò, e noi l'abbiamo riempito con un'idea frutto di una progettazione partecipata. Questo è un punto d'arrivo, ma è anche un punto di partenza per riflettere su quello che saranno e sarà necessario trasformazioni urbane che ci porteranno, ad avere, a mio avviso, maggior vivibilità nell'ambito di Tirano. Tirano è una città bellissima, è necessario ricreare spazi di socialità, spazi di comunione tra generazioni. Questo è un primo tassello e andremo avanti così.